ragazzi, sono Maria Carmela Passarelli, docente di Management e Innovazione presso l'Università della Calabria, presso il Dipartimento di Scienze Aziendali e Giuridiche. Beh, se venite a studiare presso la nostra università, imparerete tante cose sul management, sull'innovazione e anche sull'imprenditorialità, che è un argomento molto interessante a cui noi teniamo tanto. Beh, non abbiamo la pretesa di formare degli imprenditori, ma quantomeno di far conoscere ai nostri studenti che cos'è l'imprenditorialità, perché è così importante essere imprenditori al mondo d'oggi. Beh, sin dalle prime civiltà ci sono stati tantissimi imprenditori fino ad arrivare ai giorni nostri. Noi impareremo a capire chi è un imprenditore e quali sono le sue caratteristiche principali. Lo faremo attraverso tre video. Io vi mostrerò adesso tre video molto interessanti di tre imprenditori. Voi dovrete indovinare chi sono questi imprenditori, quali sono le loro caratteristiche più importanti. E poi, insieme alla vostra classe o alla vostra famiglia, dovreste provare a presentare voi un imprenditore o un'imprenditrice di successo, evidenziandone le caratteristiche più importanti. Lo potete fare con un video, con un disegno, con un racconto, una filastrocca, una poesia e inviare il vostro lavoro a questa mail: mariacarmela.passarelli@unical.it. Il lavoro più bello che riceverò lo premierò. E adesso io vi auguro una buona visione e aspetto i vostri lavori. Ciao ragazzi! Salve a tutti, mi chiamo Enzo Ferrari, proprietario della Scuderia Ferrari. Per far ciò ho seguito la mia passione, nata da ragazzo, quando non ero particolarmente brillante. Infatti, la scintilla si accese quando, all'età di 10 anni, mio padre mi portò a vedere una gara automobilistica. Sognavo di guidare la macchina più veloce del mondo. Per inseguire il mio sogno, però, ho dovuto essere resiliente. Perché al termine della Prima Guerra Mondiale, dopo aver perduto padre e fratello maggiore, mi recai a Torino nella speranza di trovare lavoro in Fiat, che però mi negò l'assunzione. Disperato e privo di risorse, ritrovo coraggio e dopo una lunga ricerca trovo lavoro in una carrozzeria specializzata del recupero di autocarri militari. In una situazione del genere c'è bisogno di visione e determinazione, infatti. Nei primi anni 30 iniziai a gestire lo sviluppo di un team Alfa Romeo, che si ritirò successivamente per ragioni economiche. Da qui credo nell'opportunità di creare una scuderia di proprietà che chiamerò Auto Avio Costruzioni, con sede a Modena, che trasferisco successivamente a Maranello e cambio il nome in Scuderia Ferrari. Non mi sono mai considerato un progettista, un inventore. Ho avuto la laurea in ingegneria sola ad honorem, ma sentivo la vocazione ad agitatore di uomini, cercando di motivare con l'esempio e la personalità. I soldi non li ho mai spesi in yacht, ma li reinvestivo in società che ho chiamato sempre fabbrica. Sono stato un convinto individualista, ma che capiva e apprezzava il lavoro di squadra, perché ogni collaboratore aveva un posto preciso nell'ingranaggio. Infine, posso dire che è importante guardare sempre avanti, perché la Ferrari preferita sarà sempre la prossima e la vittoria più bella deve ancora arrivare. Bonjour, che piacere poter parlare con tutti voi. Il mio nome è Gabrielle Bonheur Chanet, ma voi potete chiamarmi semplicemente Coco. Sono nata e cresciuta in una piccola cittadina francese chiamata Saumur alla fine del 1800. Per qualche tempo ho lavorato in una piccola bottega, ma io avevo un grande sogno ed ero certa che sarei riuscita a realizzarlo. Così sono partita per Parigi. Lì ho studiato moda e ho imparato moltissime cose. Avevo una gran voglia di migliorarmi, di guardare il mondo attorno a me e vedere che cosa c'era che poteva essere cambiato. In meglio, naturalmente. Ho disegnato cappellini per un po'. Ma poi, guardando le donne, c'era qualcosa che non mi convinceva per niente. Erano ben vestite, certo, ma quegli abiti erano talmente scomodi, pensate che non riuscivano neanche a indossarli da sole, poverette. Così mi sono detta, perché non creare per la donna del nuovo secolo, la donna che lavora, che deve trascorrere molte ore lontana da casa, degli abiti adatti, che esprimano la sua nuova personalità e il suo nuovo modo di vivere?
Non sapete che sguardi incrociavo per strada ai primi tempi? Una donna che indossa i pantaloni. Oh, che scandalo! Ma le donne francesi hanno apprezzato il mio talento, la mia idea così diversa, nuova, persino unica per quell'epoca. Perciò, cari ragazzi, voglio dirvi una cosa. Credete sempre nei vostri sogni e cogliete ogni opportunità che il mondo attorno a voi ha da offrirvi, perché per essere insostituibili bisogna essere diversi. Au revoir! Filippo Callipo, ma tutti mi conoscono come Pippo e sono un imprenditore calabrese. Sono il proprietario di Callipo, il gruppo societario formato da 6 aziende che dal 1913 si occupa della produzione e della commercializzazione di tonno e di altri prodotti ittici. Nel 1972 iniziai ad affiancare mio padre Giacinto nella gestione dell'azienda. E solo a partire dal 1981 ne assumo la piena direzione, la direzione esclusiva. Questo mi ha permesso di perseguire e mi permette ancora oggi di perseguire con passione e dedizione la filosofia e la storia del fondatore, dove la qualità deve essere sempre alla base di tutto. Grazie ad un'oculata strategia di sviluppo, in quasi 40 anni di attività, posso dire di aver guidato l'azienda verso importanti traguardi e soprattutto verso prestigiosi successi. L'azienda che ad oggi è riuscita ad implementare un sistema di gestione integrato, dove qualità, ambiente e sicurezza riescono a fondersi tra di loro. Con il passare degli anni l'azienda si è staccata dall'ancora che la legava al mare, ma non staccandosi, non slegandosi dalle tradizioni calabresi. In questo caso le tradizioni derivanti dalla terra. Dato il mio carattere, non potevo e ancora oggi non mi sento di poter restare indifferente di fronte ai problemi che affliggono la mia regione. Ho denunciato la criminalità organizzata, ho denunciato i colletti bianchi. In Calabria ho dimostrato che si può essere imprenditori, ma soprattutto ho dimostrato che si può essere imprenditori onesti. Chi crede in quello che fa e ci mette amore, vince sempre, indipendentemente da tutto